Delle pietre per rompere gli infissi, nemmeno per entrare o altro, semplicemente per rabbia, semplicemente per vandalizzare, non è una cosa per entrare o per rubare qualcosa. Abito qui da sempre, cioè sono nata qui. Sorpresa per niente, perché purtroppo è l'ordine del giorno. La stessa cosa per quanto riguarda i cancelli oppure le macchine, semplicemente vandalizzarla, romperla. E voi riconoscete qualcuno di questi qua? Sì, quasi tutti. C'hanno la famiglia forte dietro, capito? Quindi sentono impuniti, dice, di te per questa cosa? Loro ci sentono come... Lo fanno sempre. Con tutti davanti, eh? Credono forti. Una cosa normalissima, no? Non hanno una ragione, dice. Per divertimento. Tipo, no, si mettono pure sulla scuola lì. Perché si mettono robe da lì. Cioè, si mettono dalla scuola? Sì. Salgono nella scuola proprio. Salgono sul tetto e buttano la testa. Cioè buttano pietre, io butto. Ti riguardo? Quando sta passando pure padre, ci chiama a padre. Io sono i casi, quando torni qua dalla finestra, signore primo piano. Ci sono dei ragazzi che comunque danno fastidio alle persone anziane. Ma perché lo fanno? Cioè qualche... Li bellano. L'hanno fatto pure con lui, un paio di volte, con lui. Cioè, che hanno fatto? Buttavano in testa. No. Lo presero sull'occhio. Tu non scendeva da sopra perché aveva paura. Questo, se lo vedi bene, è un foro di un proiettile. L'hanno fatto semplicemente per vandalismo, per dare fastidio, per fare casino. Mi sento più che altro che devo controllarmi sempre le spalle.